Marianna Buscema, questa situazione che viene portata in evidenza dal gruppo di minoranza bollette idriche salate. Sì, bollette idriche salate perché abbiamo l'impressione, così come abbiamo scritto all'interno del nostro comunicato stampa, che ci sia anche un'imprecisione nell'emissione dei ruoli proprio delle bollette idriche, perché non si comprende in base a quali letture. Abbiamo paura che qui si stia pagando un anno e mezzo e non un anno, proprio perché le letture non corrispondono in molti casi al reale e non è stato fatto al gennaio la lettura per fare l'anno precedente, così come solitamente si svolge, ma una lettura fatta durante il corso dell'anno e chiesto a saldo già in questo 2000, a fine appunto del 2017. Quindi abbiamo molti dubbi sulla reale quantificazione delle bollette idriche. Fra l'altro molti hanno rilevato una discordanza tra la lettura proprio del contatore e quello che gli è arrivato. Ma non è solo questo, abbiamo avuto anche modo di puntualizzare alcuni discorsi sulla Tari, perché anche lì ci sembra un pochino eccessivo il carico fiscale che sta gravando ancora una volta solo sui cittadini. Abbiamo avuto un incontro con l'assessore Vindini che a proposito di Tari dice che appunto sono giusti i conteggi che sono stati effettuati. Allora bisogna trovare una soluzione per gravare di meno sui cittadini. Quali possono essere? Intanto ad esempio nell'ambito Tari migliorare la differenziata, siamo ancora fanalino di coda e noi siamo a disposizione per aiutare l'amministrazione a fare meglio in questo ambito. Nelle bollette idriche dobbiamo migliorare la lettura, la funzione dei letturisti, bene facciamolo, noi ci siamo messi a disposizione proprio anche per riformulare l'organizzazione degli uffici se è questo che dipende. Ma non possono pagare i cittadini e poi vederli in fila in uno dei luoghi simbolo. Molti turisti arrivano per visitare la stanza di Montalbano. Tra parentesi, cerchiamo soldi, sarebbe bene rifare il bando. I siti comunali sono chiusi già da un mese e ancora non sappiamo quando verrà fatto questo bando. Allora, tutte queste cose messe insieme ci pongono a dire dobbiamo cambiare rotta. Non si può continuare così. Se il comune ha problemi economici, immaginiamo la cittadinanza quanti e quanti problemi economici ha.